Vediamo ora come il libro fa a trovare 0,10 secondi. Parte dalla legge di Faraday, Neumann, Henry Lenz e calcola subito il valore medio della FEM, quindi non spinge al limite il rapporto incrementale, ma fa semplicemente la variazione del flusso magnetico nel tempo. Questa variazione la calcola in mezzo periodo di rotazione, che è l'incognita che deve trovare. Perciò qua ci mette il flusso magnetico alla fine, a t mezzi, meno il flusso magnetico all'inizio, ma sappiamo che il flusso magnetico all'inizio e alla fine vale sempre 0, quindi 0 meno 0. Perciò da questa formula non ottiene niente. E del resto è logico che il valore medio della FEM è 0, in quanto la FEM è una funzione che è simmetrica, diciamo dispari, rispetto al valore t quarti, e quindi tutti i valori negativi che assume nella prima metà di questo intervallo di tempo sono perfettamente compensati da tutti i valori positivi che assume nella seconda metà tra t quarti e t mezzi, e perciò è logico che il valore medio di questa funzione su questo intervallo di tempo è 0. Allora evidentemente il libro prende la FEM in valore assoluto. L'idea di base è che tanto la corrente se gira in un verso e poi gira nell'altro, in fondo è la stessa cosa, perché quando va a alimentare la lampadina, anche se all'inizio la corrente elettrica come la FEM gira nel verso negativo, quindi gira in senso orario, e poi nella seconda parte gira in senso positivo, comunque per la lampadina è indifferente il verso in cui gira la corrente. La lampadina comunque si accende sia quando la corrente gira in un verso che nell'altro. Quindi è come se venisse utilizzato il valore medio della FEM trascurando il fatto che il segno prima è negativo e poi è positivo. Questo è il valore medio della FEM, e visto che la funzione adesso è diventata una funzione pari rispetto a questo istante t quarti, prima era dispari, allora quello che accade nel primo intervallo di tempo è uguale a quello che accade nel secondo, e si può limitare lo studio di quello che avviene semplicemente a metà di questo intervallo, per esempio tra 0 e t quarti. Tanto ai fini della potenza dissipata dalla lampadina, quello che accade in questo primo tratto è uguale a quello che accade nel secondo. Quindi calcoliamo il valore medio della FEM in modulo in questo intervallo di tempo tra 0 e t quarti, e questo valore medio, utilizzando la stessa formula di prima, basta metterci il modulo perché stiamo calcolando la FEM in modulo, vale il valore del flusso a t quarti, quindi questo valore qui, che era bns, meno il valore del flusso all'inizio, che valeva 0, quindi valore finale meno valore iniziale del flusso, e abbiamo calcolato delta phi, diviso questo intervallo di tempo, abbiamo detto che è t quarti. Notiamo che il libro non ha fatto f quadrato e poi il modulo, ma ha fatto il valore medio, ma invece ha fatto il modulo della FEM e poi il valore medio. Quindi è un procedimento differente, e il valore medio del modulo, che sarà un valore più o meno da queste parti così, non è uguale alla radice quadrata del valore medio di f quadrato. Quindi il valore che otteniamo con questo procedimento, il valore di FEM media, è differente. A questo punto andiamo a calcolare la nostra incognita, che è la durata di un'oscillazione completa, quindi con la formula inversa ricaviamo 4 bns, e al posto del FEM modulo valor medio utilizziamo la formula della potenza dissipata da una resistenza o anche generata dalla bobina, che è quella che abbiamo visto prima, sarebbe f al quadrato diviso r, ma qui invece di fare il valore medio di f quadrato facciamo prima il modulo di f, poi il valore medio al quadrato diviso r. Quindi andiamo a sostituire questa espressione, anzi prima calcoliamo il modulo valore medio e poi andiamo a sostituire al posto di f modulo valore medio questa espressione qua. Ed ecco qua che al posto di questo sostituiamo l'espressione che abbiamo appena detto, facciamo i calcoli e troviamo 0,10 secondi. Secondo me però questo procedimento non è concettualmente corretto,
perché quando vado a calcolare la potenza media generata o dissipata devo utilizzare F al quadrato, valore medio, cioè devo fare il valore medio di F quadrato e non il valore medio di F modulo.